Grazie. Oggi siamo. Buongiorno, benvenuto. Abbiamo fatto il consiglio comunale, abbiamo uscito le 10 e 20, lunedì sera non abbiamo potuto mangiare praticamente. Dolce o salato? Dolce. Fatto.
sempre bella. Ringrazio il professor Primavera che è venuto e niente, lui ci ha fatto questa opera delle due mani che si intrecciano, che poi è il simbolo dell'Avis del lontano 85, e lo ringraziamo per quanto ha fatto per noi qui a casa. E scopriamo un attimo, se si vuole avvicinare lo scopre lei stesso. È un ricordo che l'opera è di sua ecco qua, opera realizzata dal Luciano Primavera, 5 agosto del 1985. D'altronde ci siamo con i 50 anni. Volevo ringraziare il, fatemelo fare subito, il consiglio direttivo, che devo dire che è una bella squadra. Non mi fate emozionare. Dunque, un altro piccolo pensierino lo abbiamo per il dottor Artiglia, che diciamo che è stato l'artefice dell'Avis a caso. Dove sta il pacchetto? Eccolo qua. No, no, solo questo. È il nostro dovere ed uso ricordare le persone che sono venute meno. Noi il 14 di giugno di ogni mese, di ogni anno, celebriamo la giornata del donatore nazionale. Mondiale. E portiamo le persone che diciamo vengono meno dal 15 di giugno dell'anno in corso fino al 14 giugno dell'anno successivo. Portiamo un no, ce l'ho sta da una parte la notte, insomma. E noi portiamo questa goccia sulla lapide dei nostri donatori. E abbiamo chiesto alla figlia del dottor Artiglia se ci può mettere questa goccia sulla lapide del papà. Ecco qua. Grazie. Avremmo voluto che ci fosse presente, però purtroppo
bacino d'arte del professor Primavera, dove c'è il nostro monumento. Grazie. Abbiamo l'onore di averlo qui. Don Gennaro è arrivato? Sì, sì. Si è nascosto. Vieni Don Gianna, che alla banda chiedo un attimo un inno nazionale per ci abbiamo un altro ricordo, la figlia della signora Pieraccini, per favore. Abbiamo saputo che questa targa che avevamo donato nel 2007 è stata posta sulla lapide della signora Pieraccini. E che si è sbiadita, l'abbiamo rifatta uguale, identica, e dovrebbe resistere alle intemperie. Gliela doniamo di cuore. Grazie. Togliamo quella e mettiamo questa. Grazie. Grazie. Un'ultima targa che abbiamo posto, questa la apro io se non qualcuno non si... Abbiamo posto il simbolo dei 50 anni sotto il nostro monumento, con l'augurio che chi verrà dopo di noi ne farà un altro 50. E ora passiamo un pochettino, Antonello per favore, Antonello ci dirà, 50 anni sono tanti, quindi 5 minuti di tempo, non di più, grazie. Sarò breve, tocca a me anche perché sono uno dei fondatori, quindi. Allora, quest'anno la nostra sezione comunale Avis, Domenico Belfatto, festeggia un importante compleanno, il 50° anno di fondazione. 50 anni di Avis sono un segno tangibile e spiegano come l'attività della sezione sia stata per casuli dei paesi del comprensorio Sangro-Aventino un esempio di generosità e di bontà, contribuendo con la sua opera altamente sociale, benemerita e altruistica a rispondere alle richieste sempre più pressanti di sangue al fine di salvare esseri umani dalla morte.
L'intitolazione di questo spazio antistante l'edificio ex scuola elementare del capoluogo in corso Umberto I, dove sono già collocati i monumenti dell'Avis e dell'Aido, farà sì che rimanga vivo nel cuore di tutti l'esempio di coloro che fra i nostri concittadini, che a partire dal 1972 hanno portato avanti fino ad oggi la raccolta del sangue. E qui apriamo una parentesi, è precisamente l'8 aprile del 1972, quando ci costituimmo in associazione ed eravamo un piccolo gruppo di amici, mossi dallo stesso ideale. Da quel giorno la sezione è riuscita a guadagnare giorno dopo giorno la sensibilità ed il consenso di molti, ed oggi la famiglia Avis si è fatta numerosa e gode buona salute. Ne segno la nascita delle consorelle Affara San Martino, Lama De Peligni, Palombaro, Torricella Peligni, Accesso Palena, Altino e Nadomo, che la nostra sezione comunale ha caldamente favorito. Ma il successo raggiunto non basta, anche se è di conforto. Il crescente numero di giovani che si avvicinano, perché la richiesta di sangue cresce con l'aumento dei rischi della vita moderna, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, malattie, eccetera, e con il perfezionamento dei metodi di cura, e sono tante le vite umane che dipendono dalla disponibilità di riserva di sangue. L'intitolazione di questo spazio servirà a ricordare tutti coloro che con un gesto anonimo e gratuito hanno contribuito a salvare una vita o a lenire le sofferenze di qualcuno che non conosciamo ma che amiamo come nostro fratello, sorella. E se l'associazione va avanti, il merito è di tutti coloro che hanno lavorato in silenzio e con continuità, dedicando molte delle proprie energie a questa lodevole iniziativa. Meriterebbero di essere ricordati uno ad uno. E visto che ci siamo, un grazie particolare va all'amministrazione comunale che ha accolto la nostra proposta di intitolare questa piazza al donatore di sangue. Un grazie naturalmente a Don Gennaro, sempre disponibile, e un grazie al presidente provinciale, che attualmente rappresenta il presidente provinciale, a tutte le consorelle che con la loro presenza hanno voluto, diciamo, rallegrare questo giorno di festa. Penso che grazie alla banda che ci ha onorato la sua presenza, e naturalmente un grazie a tutti noi. Grazie Antonello. Silvana, ci vuoi dire qualche cosina? Che certo. Rappresenta oggi Silvana è in triplice. Come sapete, chi mi conosce sa che non amo molto i titoli, però io vi porto il saluto dell'Avis regionale Abruzzo. Purtroppo il presidente non è qui con noi perché è al nazionale, quindi sono la sua portavoce attualmente. Il saluto dell'Avis provinciale, ma arriverà più tardi anche il presidente, quindi voglio ringraziarvi in modo particolare per tutto quello che avete fatto. Ringrazio in modo particolare in primis tutti i donatori di Casoli, per i quali vi chiedo un grandissimo applauso. 50 anni non sono pochi, anzi 50 anni di solidarietà, di pura solidarietà, gratuitamente, quindi penso che a loro va il nostro grazie in primis. Poi grazie a tutti i consigli direttivi che si sono succeduti nel tempo, il grazie particolare a questo consiglio direttivo e al presidente da parte dell'Avis regionale e provinciale, perché stanno lavorando in mezzo a tantissime difficoltà. Penso che veramente questo è il momento peggiore che stiamo attraversando, però loro caparbiamente stanno andando alla grande.
Quindi ringrazio le autorità, in modo particolare il sindaco che è sempre presente insieme all'amministrazione comunale e ha diciamo un rapporto particolare con l'Avis. Abbiamo fatto l'assemblea provinciale super disponibile, quindi vi ringrazio caramente. Faccio gli auguri all'Avis di Casoli, che non solo per altri 50 anni ma per tanti e tanti anni ancora continuino l'attività iniziata 50 anni fa. Grazie, buona festa a tutti e buona continuazione. Grazie Silvana. Il professor Primavera vuole dire qualche cosina? Ok, come desidera. Solo grazie a tutti. Grazie. Allora passo la parola al nostro sindaco che devo ringraziare. Prima di tutto perché lì sopra, adesso lo scopriremo, abbiamo un largo del donatore a disposizione come cartello stradale e soprattutto come un segno che questa fascia di paese è dedicata ai monumenti tipo Laido, tipo il nostro dell'Avis che sta qui al centro, e speriamo in un altro monumento dedicato al dono e alla solidarietà. E volevo ringraziare prima che poi ci sono gli amici di Gambettola, che vieni Massimo, sono venuti da Cesena e Cesena, sì. Giusto. E abbiamo avuto uno scambio, noi abbiamo portato la nostra esperienza dell'infiorata e loro ci hanno accolti tantissimo, però ora noi l'abbiamo fatto lì a Gambettola, però adesso un quadro tocca a voi farlo a Casoli. Anche per vedere se come lo sappiamo fare. Ok. Bene, sinceramente vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio anche per l'accoglienza. Visto che è una bella celebrazione partecipata, quindi ho visto il calore che esprimono i vostri volti, quindi sicuramente ringraziamo tutti i soci Avis che ci consentono di essere qui in questo momento, e quindi io porto i saluti di Avis, di tutti i soci dell'Avis Gambettola, e quindi ne approfitto per augurarvi a tutti una buona festa e continuate così per altri 50 e 50 anni. Grazie a tutti. Allora passiamo la parola. Grazie. Don Gennaro, ci vuoi dare due? Ciao troppo. Don Gennaro, complimenti. Se non sono moltiplicando. Vabbè, allora vabbè, ti ringraziamo per la celebrazione e passiamo la parola al nostro sindaco e poi ci spostiamo un po' dove sta, comunque dietro al monumento. La targa che da oggi in poi questo spazio si chiamerà Largo del Donatore del Sangue, e noi ringraziamo l'amministrazione per quanto ci sta vicino, per quanto soprattutto chiediamo e ci viene dato, onestamente devo dire che ci viene dato. Massimo, a te. Grazie Presidente. Io veramente vorrei ribaltare il concetto, è l'amministrazione che ringrazia l'Avis e tutti i quali hanno partecipato alle attività dell'Avis nei 50 anni. Sono certo di poter parlare a nome dell'intero Consiglio Comunale, perché la vostra attività ormai è sotto gli occhi di tutti e nei vari spazi del Comune di Casoli. Vi porto anche, oltre al saluto dell'intera amministrazione comunale,
il saluto del presidente della provincia di Chieti, che ha voluto portare il suo saluto e me l'ha chiesto di farlo perché Francesco ci teneva tanto. Noi oggi stiamo festeggiando un giorno particolare, importante, e lo vediamo tutti. Io ovviamente mi associo a tutti i ringraziamenti e mi associo a, alle parole di benvenuto per la presenza delle consorelle e tutti quanti i quali stanno qui a Casoli, che possono esserci, e anche e soprattutto a chi ha donato la propria attività e che purtroppo non può essere presente qui oggi a Casoli. Noi viviamo in un contesto, non ce lo dobbiamo dimenticare, abbiamo un contesto nazionale, mondiale, in cui ci sono delle guerre che si stanno verificando sul territorio, ci sono tantissime associazioni che si applicano, che donano la loro attività e che forse noi diamo per scontato, ma non è assolutamente così, non possiamo, non dobbiamo dare per scontato le tante attività che si fanno, ognuno per la propria ragion d'essere, ognuno coeso in donarsi agli altri nelle proprie realtà. Voi avete dimostrato, e qui mi permetto di riprendere le parole di Don Gennaro che mi sono piaciute tantissimo, nella dimensione verticale e dimensione orizzontale, voi avete rappresentato e state rappresentando a Casoli una realtà concreta, fatta di azioni, fatti di fatti e di realtà precise. Faccio degli esempi che sicuramente molti lo sanno, ma forse non tutti. Abbiamo la panchina rossa contro la violenza delle donne, abbiamo il mosaico dei 40 anni qui sotto. Io mi ricordo molto bene, era una delle prime volte in cui il compianto amico Sergio De Luca mi delegava a rappresentare il comune e io misi la fascia, la misi al contrario, e questo è un ricordo che non potrò mai dimenticare. Stavamo in chiesa e vedo ancora questa foto in cui la fascia è il contrario, e oggi ho la consapevolezza di che cosa significa essere qui a rappresentare l'amministrazione comunale all'interno di questa associazione Avis Casoli assieme a tante consorelle. Non è un aspetto formale quello che vi voglio trasmettere, essere qui non è una questione di è dovuto, bisogna esserci quando il sindaco indossa la fascia, ma invece la consapevolezza di appartenere a un contesto associativo, a un contesto del fare che è importante per tutta l'attività casolana e che è un esempio anche oltre Casoli, e vedo che voi siete molto coesi e uniti con le altre associazioni Avis. Posso sì, tranquillamente ricordare le altre attività che fate per quanto riguarda la memoria storica delle tradizioni locali, per quanto riguarda l'espressione delle attività natalizie, per quanto riguarda proprio l'ultimo progetto che stiamo partecipando assieme a Palazzo Tilli. Veramente è un continuo fare uniti e coesi in un donarsi reciprocamente agli altri. Quindi il ringraziamento è sincero, non solo dovuto, ma è voluto per tutto quello ciò che fate, e anzi mi dispiace se certe volte non siamo in grado di poter essere sempre presenti, ma sicuramente lo vogliamo essere, e anzi ancora una volta posso ribadire che quando chiediamo la collaborazione degli Avis e delle associazioni, e lo faremo sempre di più perché noi vogliamo ascoltare il punto di vista dell'Avis, il punto di vista di persone che si danno da fare per gli altri. Quindi grazie ad ognuno di voi, e non vedo l'ora di poter scoprire questa targa assieme. Grazie Presidente. Non in ultimo, fatemi ringraziare l'Avis di Vasto, non vuole essere una svirgolata o che esso sia, però gli amici di Vasto ci sono venuti incontro in tutto quando siamo andati a Gambettola per l'infiorata. Devo dire che abbiamo fatto una bellissima figura di compattezza dell'Avis, specialmente della provincia di Chieti, dove appunto abbiamo portato i nostri labari a Gambettola, e Massimo ce ne può essere testimoni, ci ha sempre ringraziato che abbiamo portato la provincia di Chieti
e soprattutto, ripeto, Vasto, noi vabbè eravamo di invitati, però comunque grazie Antonio per quello che hai fatto per noi. E passiamo adesso, credo di aver ricordato un po' tutto, aiutatemi se ho dimenticato qualcosa, perché... E adesso passiamo, se Domenico sembra il solito inno nazionale, e poi scopriamo un attimo la targa. Grazie. Thank you.